L'attività investigativa è iniziata nel mese di luglio del 2012, diretta nella prima fase della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, ha consentito di individuare l'esistenza di un agguerrito sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto da rendere necessario l'interessamento per la prosecuzione delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli accertamenti condotti dagli investigatori con intercettazione e pedinamento hanno dato conferma del susseguirsi di incontri tra gli interlocutori sottoposti ad intercettazioni ed hanno consentito l'arresto in flagranza di reato di due degli indagati, Luigi Noviello ed Emiliano Carrera, nel settembre del 2012. In quella circostanza i militari sequestrarono anche circa 20 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina. Le investigazioni consentirono di lumeggiare la figura di Costantino Leo, titolare di un'agenzia di pompe funebri a Vallo della Lucania, il quale era dedito comunque all'attività di spaccio di droga ad una vasta clientela di giovani del luogo. In questa fiorente attività lo stesso era coadiuvato da una schiera di incensurati ed insospettabili, tra cui gli stessi Emiliano Carrera e Luigi Noviello. Il Carrera, benché originario di Cava dei Tirreni, era domiciliato a Vallo della Lucania per motivi di studio, in quanto frequentatore di un corso che lo avrebbe poi abilitato alla professione infermieristica, mentre Noviello, originario del Napoletano, si era trasferito a Vallo della Lucania per sottrarsi alla guerra di Camorra in atto nel capoluogo campano. Le indagini hanno consentito di disarticolare anche la rete di approvvigionamento dello stupefacente, consentendo l'emissione di ordinanza custodiale a carico dei pregiudicati capaccesi Salvatore Maresca e Giancarlo Rossi, entrambi conosciuti alle forze dell'ordine e considerati elementi di spicco della malavita locale. In particolare in considerazione di Rossi, figlio del più noto Umberto, già affiliato al clan Cutolo. In ultimo la figura di Susanna De Feo, la quale acquistava ingenti quantitativi di hash e di cocaina dagli spacciatori di Vallo, non per uso personale, ma al fine di soddisfare le necessità di un familiare.